Allora, intanto per chi si è gettato subito a fare pausa senza meditare o almeno guardare cosa sta facendo la ragna, e l'integrale indefinito su 1 su x quadro è meno 1 su x più c. Quindi l'energia di posizione U associata a questa forza qua è questa funzione. Ok? Qua sono tutte e tre i casi descritti brevemente. Quando f di x è una costante, quando f è uniforme, come nel caso della forza peso, allora quando è costante, cioè non dipende x, cioè è uniforme nel caso b o tridimensionale, allora la u è una dipendenza lineare. Quindi nel caso la forza peso rivolta verso il basso, direzione positiva, allora avete il segno meno ed è una retta. Quando la forza invece dipende linearmente dalla posizione, la U è una quadratica. Notate queste cose. Questo deve essere chiaro perché è così. Guardate, questo è il linguaggio delle derivate. Se la U è lineare, allora la F sarà costante. Se la U è quadratica, allora la F sarà lineare. Notate, perché c'è un legame molto particolare. F costante, cioè non dipende da X, la U lineare. F dipende da X ma in maniera lineare, la U è quadratica. Questa è una F che vedremo, sia perché discuteremo un pochettino di gravitazione, ma discuteremo parecchio della legge di Coulomb. E qual è il caso della legge di Coulomb? La legge di Coulomb è che la forza sarà scritta in questo modo: ci sarà una costante, che non è più la costante, questo non era l'energia cinetica, la scriverò KE, che è una costante delle forze elettriche, quindi questa è la forza di Coulomb, forze elettriche, invece della G, la costante di gravitazione universale, ci sarà una costante che è pertinente alla legge di Coulomb. Per la carica, se questo è un oggetto che ha sia una grande massa ma ha una carica Q, e questo sia una piccola massa ma ha una carica Q piccolo, la forza di Coulomb sarà la carica Q grande per la carica Q piccolo diviso la distanza al quadrato, e sarà attrattiva o repulsiva a seconda che queste Q, che avranno segni algebrici, sono dello stesso segno, sarà una forza repulsiva. Se sono di segno opposto, sarà una forza attrattiva. Questa è la forza di Coulomb, del signor Coulomb. Quindi la Q e la Q saranno le loro cariche, che possono essere zero, quindi sono particelle neutre, e due particelle neutre potete avere una carica molto grande, ma se questa è neutra non sente alcuna forza. Per sentire una forza di tipo coulombiano deve essere carico elettricamente. Se ha la stessa carica, se questo è carico, se questo ha la stessa carica, questa sentirà una forza di pulsione. Se ha lo stesso segno, intendo dire. Se ha un segno opposto, sentirà una forza di attrazione. E quindi vi chiedo, qual è la U associata alla forza di Coulomb? Fate esattamente la stessa cosa, perché ormai avete capito che è un gioco, ci sono delle regole, ma se uno impara le regole dovrebbe riuscire a fare il gioco senza problemi. Qua avrei la costante elettrica QQ R quadro. Qua il segno meno c'è sempre, perché? Perché è il segno meno che appare qui e qui. E quindi la U di R è uguale a meno KE Q grande Q piccolo, che è l'integrale di 1 su R quadro in dr e più c ovviamente. E quindi vedete che la U di R di tipo coulombiano è uguale a cosa? Qua avrei il segno, questo mi dà un segno meno 1 su x, quindi questo fa apparire un segno meno che mangerà questa, e quindi ho KE QQ diviso R più c. Ok?
è il grafico di questo. Se questo è il semiasse dei numeri positivi, se Q e Q hanno lo stesso segno, entrambe particelle positive, la U è così. Dove questo è il valore C. Se invece hanno segno opposto, com'è la U? Sarà così. Nota il riquadro. C, questo C che appare qui, nelle tre cose, cos'è C? C è il valore di U quando la parte che dipende esplicitamente dalla variabile indipendente è 0. Guardate la formula di U e per ispezione individuate la parte che dipende esplicitamente da R in questo caso. E questa roba qua, questa è la parte che dipende esplicitamente da R. E vi chiedete, quando è? Per quale valore di R quella roba riquadrata in rosso è 0? Vedete che è 0 solo quando R è infinitamente grande. Ed ecco che infatti C è il valore di U quando la parte che dipende da R è 0. Nel caso che le due particelle hanno lo stesso segno, la stessa carica, hanno cariche dello stesso segno, la U era questa. Quando hanno segno opposto è questo. Ma C è il valore di U quando la parte che dipende da R è 0, cioè all'infinito. Invece in questi due esempi qua, alla frase, alla piccola cosa che dovete declamare a voce alta, cos'è C? C è il valore di U quando la parte che dipende da X è 0. Qual è la parte che dipende da X? Eccola qua. E quando è che è 0? Beh, ovviamente quando X uguale a 0. Qua, qual è la parte che dipende da X? Ovviamente è questo. E quando è che dipende da X? Quando è che quella parte là è 0? Quando X uguale a 0? Qua, quando è che questa parte è 0? Quando X è uguale a infinito. Ok? Va bene? Torniamo a per meditare su questa formula qua, per cortesia. Molto importante. E questo, secondo me, è la cosa su cui voi dovete proprio incamerare nella vostra pancia. Vi sta dicendo che la F, dovete guardare la pendenza di U, cioè supponete di avere il grafico di U, di avere questo grafico o questo, di avere il grafico di U. E in un certo punto X, perché quello grafico è l'andamento di U come funzione di X, e chiedetevi, in questo X qua, qual è la forza? Cosa dovete fare? Dovete non prendere il valore di U, ma dovete prendere la derivata di U e cambiare di segno. Quindi, in questo punto qui, qual è il valore di F? Allora, in questo punto qui, andate qua, il valore di U è quello. Chi se ne frega del valore di U? È la pendenza di U. La pendenza di U che segno ha? Che segno ha? Qual è la pendenza di U? Coraggio, è negativa! Ma la forza è la pendenza cambiata di segno. Quindi la forza è positiva. Quindi voi in questo punto disegnate una freccia che è di là. Cioè questa freccia rappresenta la forza in questo punto. Ed è bene che vada di là, perché sta andando verso il basso, no? Positivo per voi vuol dire basso. Qua, qual è il valore, qual è la forza in questo punto di X? Non è il valore di U, ma è la derivata di U. In quel punto qual è la pendenza di U? È positiva o negativa? È positiva. Quindi la forza è negativa. Quindi in questo punto, se voi dovete disegnare in questo punto la freccia, disegnate una freccia per di là. E che è giusto, perché quando la molla è allungata, la forza è verso X uguale a 0. Quando è di qua, qual è la forza di questo punto? Non è il valore di U, ma è la pendenza di U. La pendenza di U che è quello che conta. La pendenza di U qua è negativa, quindi la forza è positiva. Quindi la freccia
va in questa direzione. Tornate qua, in questo punto qui, qual è la pendenza? Sì, è negativa, ha lo stesso valore di prima? Sì, quindi la freccia che disegnate qua ha esattamente lo stesso modo di questo. Ma se mettete il punto, facciamo finta che la parabola continui da su così, in un punto che è il doppio, ha un x, è questo x, questo x qua è il doppio di quello, vi chiedo di disegnare la freccia che rappresenta forse questo punto. La, non è il valore di u che conta, ma è la pendenza. Se questa è una parabola, la pendenza qui deve essere il doppio della pendenza qui, perché è una parabola. E quindi la freccia che disegnate qua ha un modulo che è doppio questo qui. Giusto? Qual è il valore della forza qua? Disegnate almeno la direzione. In quel punto, qual è la direzione della forza? Allora, mi chiedete, qual è la pendenza di U? Non il valore di U, ma la pendenza. La pendenza cos'è in questo punto? È positiva. Quindi la forza è negativa. E quindi la forza è per di qua. In questo punto, la pendenza è questa è un'iperbole, eh? È un 1 su R. Quindi la pendenza è molto più positiva. Quindi la forza qua sarà molto più verso il centro, cioè da dove sta puntando questa forza? Verso il centro del pianeta, no? Guardate qua, se le due particelle hanno cariche entrambe dello stesso segno, non so, due negative, la repulsione c'è. Quindi qual è l'iperbola che dovete usare? Quella in alto o quella in basso quando hanno lo stesso segno? Quando hanno lo stesso segno è questo qui. Quindi in questo punto qual è la forza tra le due cariche dello stesso segno? Andate qua e vi chiedete qual è la pendenza. La pendenza è negativa, quindi la forza è positiva. Quindi qua avete una forza che è di tipo repulsivo. Se avevano cariche di segno opposto, allora usavate l'iperbola sotto ed era una forza attrattiva. Quindi il grafico dovete guardare la pendenza, cambiare di segno e quello vi dà la direzione della forza. Il valore della pendenza è legato al modulo della forza. Il segno algebrico della pendenza è legato al verso della forza. Semplice, no? Potentissimo anche. Per esempio, in questi grafici qua, questo, questo e questo, qual è di questi grafici dove che si vede che c'è un punto dove la forza è zero? Cos'è la forza? La forza è meno la derivata di u rispetto a x. Cercare un punto dove la f è zero equivale a cercare un punto dove non la u è uguale a zero, ma dove la derivata di u è uguale a zero. E dov'è che la derivata di u è uguale a zero in questi tre grafici? Nella forza peso non c'è mai, perché la pendenza non è mai zero. Invece nella molla c'è un punto dove la pendenza è zero, eccola qua. Questo punto qui lo disegno in rosso una retta tangente, perché cos'è la pendenza, no? Cos'è la derivata? È la pendenza della retta tangente. Quando, qual è il punto dove la retta tangente ha pendenza zero? Ovviamente è in questo punto qui. Anche qua, asintoticamente, c'è un punto dove la pendenza è zero. All'infinito. Quando siete all'infinito, la pendenza è zero. Siete molto lontani. Ma ovviamente l'infinito è un concetto matematico, quindi per dato una certa distanza, anche molto grande, la pendenza è piccola, ma non è proprio zero. Cosa vuol dire? Che la forza non è proprio zero. E quindi anche se siete molto lontani, lentamente cominciate ad accelerare verso il centro di attrazione, se siete attratti. Quindi, inesorabilmente, vi avvicinerete, in questo caso, perché questo, benché è quasi zero la pendenza, non è zero. Non è zero. E quindi, lentamente, c'è una piccola forza che vi fa cosa? Avvicinare. Ma avvicinandovi, la forza cresce. Cresce e voi precipitate verso R uguale a zero, verso la singolarità, perché R è escluso in questo, eh? R uguale a zero, quindi R uguale a zero è una singolarità.
da dove avete divergenze, no? Vedete che... Ok. E se fossimo un caso tridimensionale o bidimensionale, cosa cambia? Ahimè cambia parecchia roba, concettualmente l'idea è la stessa, ma serve parecchia matematica, che sarà lo sforzo di questa settimana. Però voglio già anticiparvi alcune cose. Supponiamo di avere un caso bi o tridimensionale, non più lineare. E avete l'energia cinetica, come ho esordito prima, era un mezzo per il modulo quadro della velocità. E in generale la K cambia del tempo. E voi cercate una U che dipenda dalla posizione della particella. Questa è l'energia di movimento. Cercate un'energia potenziale, una energia tale che K più U sia una costante, che questa E, chiamata energia, la somma di quello di movimento e quello di posizione, sia una costante. Ok? Anzi, prima di far questo, è bene che io faccia... Ma no, dai, impiego pochi secondi, sennò spreco tempo a ripartire da zero. Voi cercate una U che dipenda dalla posizione. Ma questo è un problema tridimensionale, eh? Quindi avete X, Y, Z, se decidete di usare le coordinate cartesiane rettangolari. Poi ci potrebbero essere coordinate polari o sferiche, forse qualcosa faremo, vediamo un attimo. Quindi volete assegnare a questo punto dello spazio un valore di U tale che U più K sia una costante. Quindi la U dipende dalle tre, dalle coordinate di questo punto, no? Cioè la coordinata X, la coordinata Y e la coordinata Z, no? Questa è la coordinata Z, questa è la coordinata X e questa è la coordinata Y. Quindi la U dipende da X, Y e Z. Ok? Quindi voi fate dunque, volete la derivata di E rispetto al tempo, volete che questo sia zero. La derivata di E è la derivata di K più la derivata rispetto al tempo più la derivata di U rispetto al tempo. Questo pezzo, lo sappiamo, è il prodotto scalare di F per V, no? Questo pezzo qua. Questo cos'è? Questo lo scrivo qua giù per poi riportarlo. Sto per enunciare un teorema di analisi di funzioni a più variabili che forse sapete e forse non sapete. Alcuni di voi che hanno seguito il precorso forse hanno visto qualcosa, quelli che non hanno seguito il precorso ci sono i filmati e ci sono i contenuti dei corsi di analisi. Io sono pagato per insegnare fisica e non per insegnare matematica e quindi io però dovrò darvi qualche nozione di matematica, se no non seguite quello che io dico. Però io vi enuncio, dovete fare un teorema della derivata parziale, teorema della derivazione delle funzioni parziali, delle funzioni composte, ma un po' più complicato. Si scrive così: è la derivata parziale di U rispetto a X per la derivata di x rispetto al tempo, più la derivata parziale di v rispetto a y per la derivata di y rispetto al tempo, più la derivata parziale rispetto a z per la derivata di z rispetto al tempo. Cos'è una derivata parziale? Molto velocemente, la derivata parziale di v rispetto a x in un certo punto, chiamiamolo p0, dove P0 è X0, Y0, Z0. Cos'è? È il limite
per delta x che tende a 0 di u nel punto x0 più delta x a y0 z0 meno u come gratta e gesso quello è la derivata parziale di u rispetto a x. Cioè pensate alla y e alla z come se fossero delle costanti e valutate la derivata rispetto a x. Quindi se uno ha una funzione tipo, che so, questa è una funzione matematica, non è la, noi stiamo applicando la matematica alle nostre u, quindi forse è il caso qua di mettere una funzione f, che sia chiaro che sto facendo una specie di scheda di matematica adesso. Quindi avete una funzione f di x, y e z, e qual è la derivata parziale di f rispetto a x? Beh, fate un rapporto incrementale variando solo la x e fate il limite per delta x che tende a 0. Qual è la derivata parziale rispetto a y? Beh, fate un rapporto incrementale variando solo la y e fate il limite. Qual è la derivata parziale rispetto a z? Partita da un rapporto incrementale variando solo la z. Molto semplice. Questo cos'è? Questo è la componente x della velocità, perché siamo un problema tridimensionale, no? Il corpo si sta muovendo. Questo cos'è? È la derivata y della velocità. Questa è la derivata z della velocità. E ci viene in mente di dire: ah, che bello, questo mi ricorda tanto un prodotto scalare. Com'è che si fa un prodotto scalare con le coordinate cartesiane? A prodotto B è uguale a AXBX più AYBY più AZBZ. E questo ci ricorda un prodotto scalare. Chiaramente di qualcosa, un vettore per la vettore velocità. E questo quindi qua, questo lo interpreto come la componente X di un vettore. Questo come la componente y di un vettore, questo come la componente z di un vettore, cioè introduco una specie di vettore che è scritta così. Introduco un vettore, questo vettore qua, in modo che con questa definizione ecco che il mio risultato lo capisco, no? E questo vettore qui si scrive così, proprio perché è un vettore. Gli diamo un nome, no? Invece di scriverlo in maniera complicata, dove posso scrivere? Scrivo così. Anzi, lo scrivo uguale, poi sarà evidente. È uguale. Lo scrivo a parole, perché anticamente, cosa potrebbe essere un centinaio di anni fa, più di centinaio di anni fa, direi un 120, 130, 40 anni fa. Questo che stavo per scrivere lo scrivevano con un nome, lo scrivevano in grassetto o con una freccia sopra, ma aveva un nome. Poi qualcuno ha inventato una notazione che è un promemoria che userò, quindi voglio fare tutte e due, la vecchia scritta e la scritta moderna. La vecchia scritta era questa, questa roba la scrivono, dov'è il gesso in verde? No. Così, grad, in grassetto, io ci metto la freccia sopra, visto che non ho voglia di scrivere in grassetto, grad di u. Questo è un vettore. Prodotto scalare.
Grado U è un vettore. U cos'è? U è uno scalare. U, ricordiamolo, è un'energia di posizione. L'energia nel sistema internazionale cosa si misura? In joule. Ha dimensioni la U. Ha dimensioni di una massa per una lunghezza quadro per un tempo alla meno 2. Nel sistema internazionale si misura in joule. In questo punto dello spazio, mannaggia, ho cancellato il disegno. In questo punto dello spazio associo un certo numero di joule. Questo è un grafico di metri joule. Questa è una lunghezza, questa è un'energia. Quindi io in questo punto qua, in questo punto, io associo un certo numero di joule. Quanti joule? Beh, in questo caso un certo numero negativo di joule. In questo punto qui associo un certo numero di joule. In questo punto associo un certo numero di joule. In questo punto i joule sono zero. Sono joule. D'accordo? Non è un vettore, è un valore numerico. Sarà un numero, un certo numero di joule. Quindi questo è uno scalare, deve essere molto chiaro. Ma la roba in rosso, il gradi U, è un vettore. Perché, come vedete, il gradi U, che è questa roba qua, ha una parte nella direzione X, ha una parte nella direzione Y, una parte nella direzione Z. Quanta parte di gradi U è nella direzione X? La derivata parziale di U rispetto a X. Quanta parte di U, di grad di U? Tra l'altro grad, diciamolo per esteso, si dice gradiente e si scrive grad per risparmiarci qualche lettera, ok? Il gradiente di U è un vettore. U è uno scalare. Ma per costruirmi il vettore gradiente cosa devo fare? Devo fare la derivata parziale rispetto a x e quello sarà la parte della direzione x del gradiente di U. Faccio la derivata parziale rispetto a y e quello sarà la parte del gradiente di U nella direzione y. La formula vi sta parlando, dovete guardarla e capirla. Quindi U è uno scalare, questo è un vettore, si chiama gradiente di U. Si scrive così nella notazione moderna. Si scrive con una notazione molto compatta ed è questa qua. È una specie di triangolo sotto sopra con una freccia sopra, così. Questo è il gradiente di U prodotto scalare V in questo caso. Quindi questa è la notazione moderna. Che cazzo è quel triangolo? Devo cercare di... più il corso va avanti il numero di parolacce dovrebbe diminuire. Questa è la notazione che imparerete. Questo è un operatore. Come questa qua, se io vi chiedo qual è la derivata di una funzione, voi fate così, no? E potete scriverla in questo modo. Questo è l'operatore di derivata che agisce su una funzione, no? Che agisce su quale funzione? Su f, giusto? Avete sentito il linguaggio, l'operatore di derivata? Questo è un operatore che agirà su una funzione scalare. E l'operatore ha un nome, si chiama nabla. Se volete, l'operatore gradiente, tra amici, l'operatore gradiente, cioè voi la fate agire sulla funzione U, quindi la fate agire sulla funzione U per avere il gradiente di U. Quindi, qual è il gradiente di U? Fate agire l'operatore nabla e vi restituisce un vettore che avrà tre pezzi, quindi un po' di là, un po' di qua e un po' di là. Tre direzioni, tre componenti. Ok? E qual è l'operatore nabla? Lo potete vedere voi stessi. Qual è? U è uno scalare, l'operatore nabla si scrive così. E come vedete, questa, guardate, sto dicendo delle cose che non dirò più, vi sto introducendo la notazione. Vedete la freccia sopra? Vi sta dicendo che l'operatore è un operatore vettoriale, perché agisce nelle tre direzioni. Agisce nella direzione X, poi c'è una parte dell'operatore nabla, dell'operatore gradiente, che agisce nella direzione Y, una parte che agisce nella direzione Y, Z. Guardate,
quale sarà Nabla? Provate a scriverla voi. Nabla è, per quanto riguarda l'azione nella direzione X, è l'operatore derivata parziale rispetto a X, più l'operatore derivata rispetto a Y nella direzione Y, e l'operatore derivata parziale rispetto a Z nella direzione Z. Quindi è un operatore vettoriale, questa è un'analisi vettoriale, sono strumenti estremamente potenti. Quindi stiamo concludendo che questo risultato bio tridimensionale può essere scritto in maniera molto elegante, può essere scritto come la derivata di questo, facciamo in rosso questo qua, anzi meglio il rosso l'ho già impegnato prima, in verde è questa roba qua, ok, adesso è il rosso, cos'è sta roba qua? Questa roba qua la scriviamo così, come l'operatore Nabla, cioè il gradiente, l'operatore Nabla che agisce sul gradiente di U, che è un vettore, prodotto scalare la velocità. Adesso io voglio che questo sia zero. Il mio scopo era scrivere una U tale che K più U fosse una costante. Quindi vedete che ho la V a destra, prodotto scalare, c'è la proprietà distributiva, potete accantonare la Z e vedere cosa vi rimane indietro. Vi rimane indietro che F più l'operatore Nabla applicato U, cioè F più il gradiente di U, prodotto scalare V. E questo deve essere uguale a zero. Com'è che fa a essere uguale a 0? Sarà uguale a 0 se, e solo se tra l'altro, F è uguale a meno il gradiente di U. E questa qui è la generalizzazione di quello che abbiamo fatto nella prima ora. E vi dovrebbe cominciare a far capire cos'è il gradiente. La derivata di U rispetto a X è la pendenza. Il gradiente è una specie di generalizzazione del concetto di pendenza. Poi ne dobbiamo parlare, parleremo pomeriggio e anche nelle prossime ore. Cominciate però già a vedere l'incredibile somiglianza con la prima ora. Certo, dobbiamo usare matematica avanzata perché sono le derivate parziali. Notate il teorema della derivazione della funzione composta, come si complica. Perché per avere la variazione di U rispetto al tempo ho bisogno di queste cose qui. Ok? Vediamo che ore sono, perché nel poco tempo che rimane. Sì, mettete nella tasca questa, guardate, meditate, apprezzate la potenza della notazione. C'è della matematica che dovreste sapere, o comunque dovrete capire per fare l'esame. E voglio tornare sui miei passi a fare una considerazione per quanto riguarda, questo lo lascio su, il caso del pendolo, che è molto carino. Un'altra domanda, un altro esercizio molto semplice che chiedo ai ragazzi che stanno lottando per la sopravvivenza. Allora, questo è il vostro muro, con la molla conficcata, ecco la vostra massa. Questo sia x uguale a 0, la posizione di equilibrio. Cos'è la posizione di equilibrio? È un punto dove la forza è 0. Quindi se il corpo ha velocità 0 qui, rimarrà sempre qui. Certo che se ha velocità, mica rimarrà qua, si sposterà. E spostandosi la forza non sarà più 0 e quindi le cose diventano divertenti. Allora, immaginate di prendere la molla e di allungarla e lo portate, che so, a x uguale a, mettiamo x0, ok? Il valore iniziale x0, che in questo caso è maggiore di 0 perché ho allungato la molla. E immaginate che la molla voi la teniate ferma, ok? La teniate ferma, d'accordo? Quindi quando lasciate la presa, x di t l'abbiamo studiato. Qual è, che tipo di soluzione è? Qualcuno? Se vi chiede di scrivere esplicitamente x di t, cos'è? Come parte da fermo è di tipo coseno, giusto? Quindi è x0 coseno
di una fase che dipende dal tempo, ma siccome è una molla ideale, la fase cambia linearmente del tempo e la scrivo esplicitamente la dipendenza, la scrivo come omega 0 t e mi ricordo che omega 0 quadro è k diviso m. Questo voi lo sapete bene, chi non sa questo lo caccio subito, ma subito. Allora io vi chiedo, e voi potreste disegnare questo, verificate che la massa attaccata alla molla ideale è un sistema conservativo. Che cazzo è un sistema conservativo? Un sistema conservativo è un sistema dove l'energia meccanica K più U è costante. Verificate dunque che K più U è proprio una costante. E che valore ha quella costante? Cos'è? È uguale a K più U. Ovviamente voi adesso dovete prendere questo e dovete verificare che se prendete questo e la sbattete qua e la sbattete qua, otterrete qualcosa che non vale nel tempo. E dovete dirmi quanto vale. Questa è la domanda che faccio a chi lotta per la sopravvivenza. Dovreste essere in grado di farlo adesso, se state attenti a quello che fate, perché si tratta solo di fare una verifica. Dovete prendere questo e sbatterlo lì. Allora, cos'è la K? La K è un mezzo mv quadro, un mezzo mv quadro, quindi questo lo scriviamo così. Questo cos'è? Per una molla. L'abbiamo appena fatto, guardate la vostra scheda. È un mezzo kx quadro più c, giusto? Quindi scegliamo, facciamo una scelta di tutti i grafici, questo è il grafico di tutti i possibili valori di C, scegliamone una che ci semplifica la vita. Quale sceglierò? Scelgo questa, C uguale a 0, quindi con quella scelta la U è un mezzo KX quadro, quindi avendo scritto questo ho fatto la scelta, ho scelto C uguale a 0. Perché dico? Perché non c'è C, no? Se non scrivo C, se scrivo solo la parte che dipende da X, sto dicendo che C vale 0. Quindi, se io vi chiedo a un orale, scrivete l'energia potenziale, scusatemi, l'energia di posizione di una molla ideale, e lo studente scrive, sì, lo so, e fa così. E non dice altro, la risposta è incompleta. Perché la risposta corretta è questa. Se lui scrive questo, lui sta dicendo che C vale 0 e quindi deve dirlo con le parole, avendo scelto C uguale a 0. Quindi questa da sola, senza dire altro, e l'ora è finita. No, non è finita, mancano 10 minuti, per fortuna. Non scrivere altro, state implicitamente dicendo che C è uguale a 0. Quindi io romperò le palle allo studente finché lui non dice esplicitamente ho scelto C uguale a 0. Chiaro? Quindi io in queste considerazioni che ho adesso sto scegliendo questa curva delle infinite. C uguale a 0, quello è quello che scegli. Quindi, voi cosa dovete fare? Dovete prendere questo e schiaffarlo qui, ma per schiaffarlo qua dovete calcolare la velocità. Quindi qual è la velocità? La velocità è x punto, cioè la velocità che va nell'energia cinetica, è uguale a cosa? È uguale a omega 0, meno omega 0, perché questo è un coseno, a x0 seno di omega 0 t. A questo punto potete provare a fare una verifica. Quindi fate un mezzo m, poi ovviamente devo fare v quadro, quindi capite subito che il segno meno elevato al quadrato sparirà. Però avrò omega 0 quadro, x0 quadro, quindi ho omega 0 quadro, x0 quadro e ho un seno quadro. Seno quadro di omega 0 t. Quello che ho scritto adesso è l'energia cinetica. È l'energia cinetica. Adesso dobbiamo scrivere l'energia di posizione, che è questo pezzo qui. E questo è un mezzo k di questo al quadrato, quindi avete x0 al quadrato cos quadro.
Adesso dovreste ricordarvi questo, per esempio. Quindi questo omega 0 quadro posso benissimo scriverlo così. Quindi vedete che qua questo diventa K diviso M, questa M ammazzerà questa M qui, avete un mezzo K x 0 quadro sen quadro omega 0 t più un mezzo K x 0 quadro coseno quadro di omega 0 t. Fate un passo indietro e guardate che hanno in comune questi due addendi, questo e questo, che possono essere messi in evidenza, che moltiplica sen quadro di omega 0 t più cos quadro dello stesso angolo. Tutto questo quanto vale? Vale 1, perché cos quadro più sen quadro dello stesso angolo vale 1. E quindi vedete che in effetti avete verificato che benché l'energia cinetica vari nel tempo, l'energia cinetica è questa roba qua, benché l'energia potenziale, l'energia di posizione vari nel tempo, eccolo qua, sono tutte e due funzioni del tempo, cambiano, ma la loro somma è uguale a qualcosa che non cambia del tempo. Vedete che la somma è qualcosa che non dipende dal tempo, non dipende dal tempo. Quindi avete verificato che questo in effetti è una costante, cioè che la derivata di E rispetto al tempo è proprio uguale a zero, cosa che sapevamo teoricamente, però abbiamo verificato che questa legge oraria conserva E. Quindi diremo che il sistema è conservativo. Cos'è che conserva? La marmellata fatta dalla mamma? No, che non cambia nel tempo, si spera, se non morite, no? Sta conservando la somma di E più K. Quindi E più K in un istante sarà uguale a E più K calcolato in qualsiasi altro istante. Quindi quanto valeva l'energia E all'inizio, quando voi tenavate fermo il corpo? Essendo fermo, quanta era la sua energia cinetica? Era zero. Ma era in una certa posizione, la molla era allungata, quindi aveva un'energia di tipo posizionale. Quindi all'inizio la E iniziale è solo uguale a questa iniziale e questa iniziale, questo vale 0 e questo vale l'energia di posizione che aveva in questa posizione. Qual è l'energia di una molla di posizione? È un mezzo K la posizione al quadrato, e quindi la sua posizione iniziale era K0 e quindi la sua energia di posizione era questa. Quant'è l'energia in un qualsiasi altro istante? In un qualsiasi altro istante, allora il modo per capirlo, dove sta andando il cancellino? È rimasto... Eccolo. Questo mi dispiace tanto cancellarlo, insisto su questa lavagna qua. Quindi in un qualsiasi istante K più U deve essere uguale, silenzio, al valore iniziale, che in questo esercizio vale un mezzo K x0 quadro. Quindi adesso io faccio il grafico di U. Qual era la nostra U? Era questa qua, con la C uguale a 0. Quindi io faccio il grafico di C, con il grafico di U per C uguale a 0. Eccola qua. Questo è l'asse della x, della variabile dipendente, questo è l'asse dell'energia di posizione. Qua la molla è allungata, qua la molla è compressa. Adesso disegno la U con C uguale a 0, quindi sarà una parabola fatta così. Fate un disegno decente, migliore del mio. Adesso, quanto vale K più U?
vale un mezzo kx0, perché questo è il valore iniziale. Poi una volta che lascio la presa, la k aumenta. Però per avere la somma k più uguale a costante, se k aumenta, la u deve diminuire, in modo che la somma sia una costante. E se la k diminuisce, per avere la somma costante, u deve crescere. Allora, questo fatto che la somma, queste due prese singolarmente cambiano, ma la loro somma è una costante, si rappresenta graficamente in questo modo. Tiro una retta di energia e lo tiro con questo valore. Cos'è questo valore? Questo è il valore dell'energia di posizione quando, quando la posizione x0 sia questo x0. Questo è il valore di u, questo vale un mezzo kx0. Questa è una costante, non cambia mai, infatti i fisici usano l'espressione, è una costante del moto. Nel moto quella non cambia mai. Quindi tiro una retta che è così, ha proprio questo valore. Questa è una retta che è alta, che è, una, è la funzione costante. Se volete, questa è, questa è la E. Questa è uguale un mezzo kx0 quadro. E sto dicendo che nel moto k più u devono dare quel valore. Allora, qual è il valore di u in questo punto? Beh, questo è facile, perché u è il valore del grafico, no? Quindi il valore di u è questa quota. Questo è u. Ma questo mi dice che k u più k deve darmi questo, quindi graficamente voi capite che forse è il caso di cambiare colore qua. K chi è? K è questo segmento, perché questo più questo deve darmi un mezzo x, kx0 quadro. Quando sono qui, il rosso non vale niente, non ho energia cinetica, sono fermo. Quando sono qui, la mia energia potenziale dal valore iniziale pieno scende, ma se scende questo, questo deve crescere in modo da avere una somma uguale a quello. Quindi l'energia cinetica all'estremo era fermo, il porticella non ha energia cinetica. L'energia cinetica cresce, cresce, cresce fino al valore massimo. Il valore massimo qui cosa vuol dire? Che non ho più energia potenziale. L'energia potenziale qua è questa, l'energia potenziale è un pochettino. In questo punto non ho più energia potenziale. La riserva di energia, ho usato la parola potenziale, mannaggia. La riserva di energia di posizione è esaurita. Qua ho un sacco di energia di posizione, non ho di energia di movimento. Muovendosi l'energia di posizione diminuisce, perché cresce quello di movimento, in modo però che la somma non cambi mai. Quando la particella è di qua, è ovvio che è una situazione simmetrica, no? Questo è il valore dell'energia di posizione e questo è il valore dell'energia di movimento, ok? Ci vediamo alle 2.